Primo approfondimento di questo lunedì pomeriggio lo facciamo con il nostro Mimmo Abramo. Ciao Mimmo. Eccomi, buonasera. Allora Mimmo, le ordinanze dei sindaci, le restrizioni che fanno arrabbiare un pochino tutti, poi vabbè, a Praia Mare possiamo dire che ormai siamo in clima quasi di scontro aperto. Sì, in effetti quello che si stava pensando di poter attuare con la fase 3 in alcuni luoghi, in alcuni centri urbani stenta, ecco, possiamo dire in questo modo, stenta a verificarsi, perché poi i sindaci magari presi da un attimo di titubanza o magari non condividendo delle misure un po' più allargate da parte sia del governo e poi appunto da parte delle ordinanze del presidente della regione Calabria, hanno attuato delle misure restrittive. Praia Mare in questi giorni è alla ribalta dal punto di vista della cronaca relativamente proprio alle misure restrittive, ma la stagione estiva comincia a presentarsi, la stagione estiva quindi è alle porte e chi soffre in modo particolare con l'avvio appunto della stagione estiva sono proprio le attività recettive, sono proprio i lidi balneari, che vedendosi con due ordinanze, la 272 e la 277 se non sbaglio, non voglio essere impreciso, sì, da questo punto di vista, hanno in un certo senso dato il via a delle proteste. Ciò che avviene a Praia, ad esempio, non avviene in altri comuni. Ad esempio a Paola non esiste questo tipo di restrizione da parte del sindaco, che si rifà semplicemente a quelle che sono le linee guida dettate dal DPCM, l'ultimo DPCM, e quelle del presidente della regione Calabria. Ecco, c'è da tenere in considerazione che anche l'assessore regionale Fausto Orsomarso ha chiesto clemenza. Sì, Fausto Orsomarso ha, secondo il mio modo di vedere, ha avuto un modo di agire difficile da capire e da trovare all'interno appunto della politica. Ha avuto un modo e uno stile signorile, nel senso che non si è schierato in modo brusco e contro il sindaco Praticò, ma ha fatto semplicemente un invito a Praticò e agli altri sindaci insomma della regione Calabria di non attivare e attuare delle misure maggiormente restrittive rispetto a quelle già stabilite dai decreti regionali e dai DPCM, motivando poi tra le altre cose in modo saggio, senza dire premiamoci sì per tutti, è un nuovo modo di pensare alla ripresa del Covid. No, l'assessore al turismo ha detto diamo la possibilità rilanciare il settore turistico, diamo la possibilità di rilanciare l'economia della Calabria, ma nello stesso tempo stiamo attenti a come naturalmente accogliamo i turisti, a quelle che sono le misure di sicurezza che possono garantire appunto la sicurezza nei rapporti interpersonali per non essere appunto affetti da Covid. Ricordiamo che tra altre cose in Calabria anche oggi ad esempio abbiamo contagio zero. Quindi è già una decina di giorni che si registra questo dato buono, eccellente, tranne un unico caso che si è verificato due giorni fa. Ecco Mimmo, noi siamo sempre in giro, quindi sentiamo anche gli umori delle persone. In questo momento tutti chiedono tranquillità e soprattutto la preoccupazione va verso un'estate che potrebbe anche essere, per così dire, piatta. Sì, il rischio è proprio questo. Il rischio è che magari
l'eccessivo terrorismo, ecco, questo possiamo definirlo così, l'eccessivo terrorismo mediatico, che poi viene anche amplificato attraverso quelle che possono essere delle misure maggiormente restrittive da parte appunto dei sindaci, viene fuori un messaggio che non deve essere appunto quello della paura estrema, ma quello appunto di un rilancio del settore economico e turistico appunto della regione Calabria. Il rischio è che facendo passare un tipo di messaggio si rischia una regressione ancor di più in una estate che notoriamente è quella che dà l'impulso alla spinta economica della regione. Ricordiamo che la regione è in modo particolare questi tipi di comuni, ecco perché sorprendono determinati tipi di comportamenti, come ad esempio quelle di Praia. L'economia di Praia, ad esempio, di Praia Mare, è fondata in modo particolare sul turismo. Bloccare una situazione del genere dà ad una caduta, una ricaduta negativa sul tessuto economico della città, e sorprende una cosa del genere. È poi chiaro che la popolazione insorge, è chiaro che poi, arrivato a un certo punto, potrebbero anche esserci delle strumentalizzazioni, oppure delle strumentalizzazioni, ad esempio, di persone che si mettono a capo di questa rivolta, chiamiamola in questo modo qua, ricordando che a Praia tra non molto ci saranno le elezioni comunali.